Jumps to other universes, moving to collapse. Buongiorno sclerati! Oggi andiamo insieme a fare la penultima tappa, la numero 84, e andiamo a Tricase. Castro bellissima, veramente stupenda, con un mare incredibile, una grotta che ha da raccontare un sacco di cose, ma soprattutto la parte più bella di Castro sono le persone di Castro. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Grandissimi. Sì, sì, guardiamo anche a Zonzo Gonzazzo con la toppa di un viaggio da sclero. Buongiorno caro! La disperazione dei ragazzi quando scoprono che il bar dove eravamo diretti a bere il caffè è chiuso. Iniziamo subito con una bella salita, ho già il fiatone, i ragazzi poi non camminano ma corrono. Andiamo verso la parte interna, ci spostiamo dalla costa e andremo a utilizzare un percorso diverso da quelli passati per riuscire ad arrivare a Tricase. Domani ripartiamo sempre con un percorso interno, per arrivare poi all'ultima tappa direttamente sul mare. Rincontriamo anche i nostri ulivi affetti da xylella, anche se qui si vede meno rispetto ad alcune tappe precedenti. Guardate che bello questo campo, dove sono stati ripiantati probabilmente proprio a causa di questa malattia. Meravigliosa la parte che costeggia la strada asfaltata dove stiamo camminando. Olivia a sinistra, Olivia a destra, e questi muretti in sasso che sono semplicemente dei sassi posati uno sopra l'altro, sono dei muretti a secco che sono tipici comunque di tutta la Puglia. Ogni volta non riesco a distogliere lo sguardo da loro. E oggi parto con un pochino di dolore in meno alla gamba, anche se so che è presto ancora perché abbiamo percorso un chilometro o poco più. Ho però ridistribuito i tau patch lungo tutta la parte posteriore, quindi vediamo più tardi se sto meglio, ma la sento lì che, nonostante l'antidolorifico, un po' di male mi fa già. Questa mattina siamo con due influencer, uno youtuber Gianluca di Azzonzo con Zazzo, e più avanti invece abbiamo Agnese con la maglia rosa là in mezzo, di Mamma Fragile ma Forte su Instagram. Anche lei è una prova assoluta di resilienza, andateveli a cercare perché sono veramente fortissimi. Lasciamo il centro di Castro, benvenuti a Marittima. In realtà siamo sì sulla strada della tappa, ma credo che lì davanti siano alla ricerca infinita di un bar aperto per bere un caffè, cosa che faccio anche io volentieri. Ho appena scoperto che Marittima fa parte del comune di Disio, quindi tra Castro, Tricase, esiste un altro paesino che si chiama Disio. Guardate che carina che è. Comunque a sinistra il mare e tutte queste casette particolari. Influencer e youtuber, a destra una mamma incredibile e da questa parte Gianluca che dà l'esperienza incredibile nel pasturare le ragazze, le impiega in ogni tappa. Alla ricerca disperata di un bar. Abbiamo fatto colazione, finalmente si riparte. Oggi la tappa è corta, eh? Guardate che bel murales. Dicevo, tappa corta, quindi possiamo anche prenderci un po' di tempo in più per sfruttare anche la conoscenza di queste persone. Allora, il nostro navigatore è quello lì a sinistra. Siamo sulla strada giusta? Giustissima.
Sei sicuro? Sicurissimo. Davvero? Sì, sì. Piccola deviazione, andiamo alla ricerca di una cripta, della cripta della Madonna. La Madonna dell'Attarico. Dell'Attarico. Madondrano. E come diceva Bacchisio, è una cripta della Madonna. Andiamo a vederla subito. Tipico entroterra della Puglia, con queste casette basse, tutte rigorosamente bianche. Mi mancano solo i trulli da vedere, li lasceremo al prossimo anno a questo punto o agli anni a venire. Ma Alberobello mi dicono tutti che sia assolutamente da visitare, purtroppo mi manca. Alla ricerca di questa cripta abbiamo allungato, siamo usciti dal percorso che avevo pianificato, abbiamo allungato di un chilometrino, quindi un chilometrino qua, un chilometrino per tornare sul percorso. Speriamo non faccia troppo caldo, ma questo è utile per riuscire a mettere su qualche chilometro in più e forse riusciamo ad arrivare a 2000 km percorsi in tutto il viaggio da sclero. Quindi a me va anche bene farlo questo chilometro in più. Comunque loro non lo sanno, ma io sono in super ansia per questa penultima tappa. Non so quanto sia lontano sto posto e nel dubbio abbiamo percorso 6 chilometri, quindi secondo me la colazione ci sta. E qui guarda un po', ci ricolleghiamo a quella che è la via Francigena. Infatti la tappa di oggi è proprio sulla via, quindi le ultime due tappe rispettano in tutto e per tutto quella che era la via da percorrere pianificata. Ecco qua via Francigena, Madonna dell'Attarico. Andiamo a vedere com'è. Continuiamo a cercare la Madonna, il santuario di Madonna di Attarico. E non piove, ieri sembrava piovesse, c'era un diluvio da ste parti e oggi abbiamo appurato che ci sono già 26 gradi e non c'è una sola nuvola, quindi difficilotta, se continuiamo ad allungare poi... Ma che cos'è? Voi non vi rendete conto di queste cose finché non le vedete. Io le sto guardando, ecco il bello e il brutto. È bellissima la Puglia. È il 48esimo, ci siamo. Sì, ci siamo. Siamo arrivati al santuario e qui io credevo di trovare tipo una grotta, una cosa un po' così, invece la cripta probabilmente è dentro. Certo che a quanto pare sembra anche chiuso. Ed essendo chiuso adesso ci sta un... Abbiamo una preghierina qui davanti e poi... Dai. Bellissimo comunque. E qui c'è anche una bella rieta fresca. E niente, non felici, hanno deciso di andare a cercare una grotta qua vicino e quindi rallentiamo ancora l'arrivo. Guardate il mare laggiù. Sto posto comunque, ragazzi, vale veramente, veramente la pena. Mai avremmo pensato di trovare una grotta di questo tipo. Wow. Beh... Avete finito? Un saluto alla Madonna da qua giù, visto che su non si poteva fare. Bello comunque. Allora, da qua noi 3, 1, 2, 3, continuiamo per Tricase. E io saluto tutti voi, vi ringrazio tantissimo di avermi accompagnato fino a qua. Sempre un grazie laggiù al ragazzo con la maglia arancione.
Ragazzi, ci vediamo a Santa Maria di Leuca per chi vuole, sì. E altrimenti ci vediamo il prossimo anno. Perfetto, grazie a te di tutto, Michele. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Salutati gli amici, adesso riprendiamo la strada, mancano 8 km, quindi poco, per fortuna non è così caldo, anche se il sole che lì comincia, come dicevo prima, a battere. Ragazzi, tutto bene voi due? Yeah. Bene. Meglio. Siamo partiti da laggiù in fondo, dice Castro. Abbiamo fatto la parte interna, qui c'è qualcuno che sta dormendo, li sveglieremo sicuramente. I ragazzi, e lì, guardate che bello, come sempre, arrivare dall'interno e vedere il mare. Scendiamo di qua, speriamo di non ucciderci. MCQ, cosa vuol dire? Che dobbiamo andare di là o di qua? Dove andiamo? Di qua. Ok, andiamo di qua. Percorso cicloturistico, 5 km all'arrivo, usciamo un po' dal mondo dei sassi e entriamo su terra battuta, un'oretta secondo me e ci siamo. 4 km all'arrivo, guardate che posto, veramente veramente stupendo, fichi d'India ovunque. E un po' d'ombra, ma vi dirò che non è sul mare la camminata di oggi, la tappa di oggi. Per fortuna mi sono lasciato consigliare da Alberto, il vice sindaco di Castro, e devo dire che mi ha consigliato benissimo. Questa parte interna è quasi più bella di alcuni pezzi di costa. Laggiù in fondo, Tricase, ci siamo quasi, ragazzi. Ragazzi, ma guardate che fico. Grazie, non dovevi, insomma. Ma stavo parlando di questo. Ma... qui iniziano ad esserci macchine. Da dietro lasciamo la parte incoltivata e raggiungiamo la parte esterna del centro. Tricase pensavo fosse piccolina, invece è una città bella grande. Questo è il centro di Tricase, finalmente siamo arrivati, abbiamo percorso 16 km e quindi benvenuti a Tricase per la tappa numero 84, è la penultima tappa del nostro viaggio da sclero. Cosa dire, festeggiamo anche oggi
con la penultima birra.